Buongiorno. Allora, oggi è domenica. Qua c'è una pupa piagnucolona oggi. Siamo in giro con la piagnucolona. In realtà siamo usciti perché mio marito oggi non lavora, quindi ho avuto questa felice idea di far uscire un po' Chloe, ma non mi sembra tanto contenta. Vero? Che fa la cattiva. Quindi non mi sembra tanto. Teddy, dov'è Teddy? Non è proprio contentissima di uscire, eh? Comunque, vediamo dove portarla. Magari ci ripensa. E noi ci vediamo dopo, ci sentiamo dopo. Si sta togliendo pure le codine, fra l'altro. Si è calmata. Dato il ciuccino qua, si è data una calmata. Stiamo andando al supermercato praticamente perché abbiamo pensato che ci è finito il latte praticamente. Quindi, meno male che mio marito si è ricordato. Fra l'altro, sta avendo un tempo grigio. E spero che non pioverà. Fra esattamente 3 giorni è il matrimonio di Clelia e Raffa. Quindi io spero che non piova. Un po' la frangia perché mi va negli occhi praticamente. Spero che la signorina non si addormenti. E niente, questo. Andiamo al supermercato, ci vediamo dopo. Ok, stiamo praticamente rivestendoci. Ho preparato lo zainetto a Chloe. Prendi la carne, una teglia di carne, perché stiamo andando a mangiare dalla mamma di Clelia praticamente. E niente, Chloe è già là. Già quando vanno a cercare. Stanno vicino a noi, quindi praticamente. Scendo le scale, esco la porta, faccio un tratto di strada proprio che posso fare anche a piedi e sono già là, quindi diciamo che staccato perché c'era gente in scala e ancora diciamo che non ci sono abituati. I capelli se ne stanno andando per i fatti loro. Sta piovendo. Adesso mi faccio il bagno, c'ho pure sta giacchina leggerissima. La mamma di Clelia sta là. Noi andiamo in macchina perché piove e poi quando dobbiamo rientrare c'è Chloe. Bell'effetto è venuto, fammi vedere qua. Cosa ci ha messo, Ceci? Non è bellissima, fai dopo. Io disse, grazie, io disse. No, va bene, adesso la mano. Tu le chiudi diverse? Come ti dici? Allora, e a chi da tagliava la famosa? La benedetta parola? Io? No! Io mi chiamo
Salut, Raffa. Salut. Perché ha lui la zucchina, a me la carota? Ma io la metto su YouTube, te la dico, su YouTube la metto. Vabbè. Allora, siamo con il camion, si può vedere, perché è il camion da lavoro. Ed è il camion di mio marito da lavoro, praticamente. E niente, aspettate che giro la video. Praticamente io e mio marito, sembra che ho i capelli castani, ma sono molto rossi, fucsia, sono viola. Comunque niente, io e mio marito stiamo andando alla casa quella vecchia a togliere le ultime cose, perché domani consegniamo le chiavi. Quindi definitivamente lasciamo quella casa. E nulla, questo, quindi diciamo che questa domenica la passeremo così, insomma. Adesso siamo sotto casa di mia nonna, perché stiamo aspettando mio zio e la sua compagna, che praticamente ci vengono a dare una mano. Che palle, ma cosa fai? Abbiamo spostato le nadre. Ah, ok. E niente, quindi questo oggi... Ma tu ce l'hai 5 euro? No, c'ho 20, sani. Minchia, cioè metterci un gruppo di games. Niente, praticamente questo. Anzi, si fa il brutto giochetto. Vabbè, praticamente questo, quindi. Che adesso io vado alla casa vecchia, Chloe è con le mie sorelle. Oh. Che c'è? Chloe è con le mie sorelle e niente, questo. Aspettiamo che scendono, è da mezz'ora che aspettiamo. Io odio i ritardatari. Comunque, c'è un'afta all'interno della bocca, fra l'altro, mi fa malissimo. Nulla. Tutto qua. Mi piace. Noi andiamo. Vai, vai. Comunque sì, una principessina sul camion. Dire proprio che non va bene. Lasciami dimenticare, lasciami sognare. Sì, Monica. Ciao ragazze, sono esattamente le 10:30-11 di sera. Io sono già a letto. Questo flash mi sta dando agli occhi, però va bene, scusate un attimo. Come vedete, adesso penso che riuscite a vedere bene il colore dei capelli. A me piace tantissimo. Sta già dormendo. Io indosso il pigiama di mio marito. Ogni tanto mi piace rubarglielo per dormirci. Sì, sembrerò tipo una, non so, un'ubriaca con il flash, però cioè, siamo al buio, quindi ho dovuto accendere il flash della telecamera praticamente. E nulla. Questa domenica è stata un po' devastante, io sono stanchissima proprio, sono devastata e ho cenato con una zuppa di latte, ma non l'ho bevuta neanche tutta perché non c'avevo proprio fame e sono stanchissima praticamente. E niente, io vi do la buonanotte, ci vediamo in un prossimo vlog, in un prossimo video e spero che questa giornata vi abbia tenuto compagnia. Sì, lo so, sono orribile per adesso, però... Ragazze, quando la maschera va tolta, diciamo, siamo brutte. Sto scherzando.
Però sono proprio devastata, sono stanchissima. Ho finito il trasloco dell'altra casa, ho tolto un sacco di scatoloni, sono proprio veramente stanca, stanca, stanca. Ho mal di gola anche, sto poco bene. E quindi niente, per questo mi vedete un pochettino stanca, un pochettino giù, solamente per questo. Quindi vi do buonanotte, al prossimo video, ciao!